Nuova puntata di Salute Sicura e con me, come al solito, è un piacere avere Floriana Figliomeni. Ciao Floriana. Ciao Francesco, bentrovati a tutti. Allora, prima di presentare l'ospite di oggi, Francesco, vorrei fare un doveroso ringraziamento a tutte le persone che ci seguono, che ci scrivono commenti, che ci fanno anche critiche costruttive che ci servono sicuramente a migliorare, persone che comunque ci fanno veramente complimenti. Quindi grazie a tutti voi che ci state seguendo. Ci tenevo a fare questo ringraziamento perché non siamo mai riusciti a farlo. Allora, l'ospite di oggi abbiamo con noi Michela Russo, che è una counselor sistemico relazionale, ma soprattutto la cosa che interessa molto a noi è una costellatrice. Quindi ci fa piacere averti con noi, Michela, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie di cuore per l'opportunità. E sì, oggi insomma parleremo delle costellazioni familiari. E diciamo non è proprio semplice spiegare perché bisogna sempre sperimentare, no? Però proverò a dirlo in modo più semplice possibile. Allora, no, Intanto, sì. appunto, visto che siamo già nel vivo, volevo appunto chiederti se ci potevi spiegare appunto che cosa sono queste costellazioni familiari, un po' anche la storia, no? Un po' tutto quello che ci sta anche dietro, giusto per far capire a chi ci segue, come dire, in maniera un po' più profonda di che cosa stiamo parlando. Ok, allora le costellazioni familiari sono state approfondite da Bert Hellinger. Bert Hellinger è colui che nei suoi libri lo spiega che le costellazioni familiari già esistevano prima di lui, le ha praticamente approfondite e sviluppate. Lui era un filosofo, un teologo, psicanalista, vissuto per tanti anni presso gli Zulu in Africa, e lì ha avuto modo di approfondire le dinamiche relazionali. Ha portato praticamente avanti questo sistema con tanti studi, appunto, li ha approfonditi, e ha visto che all'interno dei sistemi ci sono degli ordini ben precisi ai quali attenersi, cioè delle regole praticamente, li ha chiamati ordini dell'amore. Se ci si attiene a queste regole, tutto va in equilibrio nei sistemi. Per capire bene le costellazioni familiari, dobbiamo praticamente parlare del campo morfogenetico, cioè praticamente un campo energetico che tutti noi sperimentiamo ogni giorno nella vita, perché noi siamo collegati energeticamente con tutti gli esseri viventi. Rupert Sheldrake ha fatto vari esperimenti, soprattutto con gli animali, e ha visto che ci sono questi collegamenti, è come una rete energetica che attraverso questa rete noi abbiamo la capacità di percepire e di sentire. È successo sicuramente a tutti di pensare ad una persona, per esempio, se io penso a Floriana, dopo 5-10 minuti, un po' di tempo, Floriana mi chiama. Ecco, quella lì viene chiamata proprio una connessione profonda energetica. Quando ci riuniamo nelle costellazioni, per esempio in gruppo, la persona che rappresenta, la persona che poi fa la richiesta per essere costellata, si collega al campo morfogenetico di questa persona, ovvero al campo familiare, al campo, diciamo, a tutta l'eredità del DNA. Quindi inizia a percepire i collegamenti ed è un'energia molto, forte, profonda, che si manifesta nel campo. Possiamo praticamente fare un esempio del campo di calcio, no? Dove ci sono questi calciatori che, praticamente si muovono. E lì ci sono delle reti invisibili che vengono fuori, per cui le persone che rappresentano nel cerchio manifestano dei movimenti e da lì si legge il campo. Quindi si può vedere un blocco della persona oppure una persona esclusa. Bert Hellinger, come dicevo prima, ha visto che ci sono degli ordini che si chiamano appunto ordini dell'amore, dove tutti hanno il diritto di appartenenza, nessuno può essere escluso. A volte si vede nel gruppo di costellazioni che una persona morta, che può essere un bisnonno o un bambino abortito, non viene ricordato dal sistema, per cui questo movimento si vede praticamente con un'esclusione.
quindi si può essere rappresentato poi con una malattia oppure un incidente. Questo, diciamo, in breve come funziona la costellazione familiare. Allora, procediamo per gradi, così poi sviluppiamo. Non so se è chiaro, se potete farmi qualche domanda. Sì, è stato chiaro, adesso lo sviluppiamo, lo facciamo capire ancora in maniera più chiara, cristallina, anche a chi non ha mai chiaramente vissuto una costellazione familiare. Cioè, Floriana, quindi ci sta dicendo Michela che le costellazioni sono state fondate da Bert Hellinger, e lui è molto appreso quindi evidentemente da queste tribù Zulu dell'Africa, no Michela, in cui aveva vissuto diversi anni, e ha capito questo Bert Hellinger che ci sono degli ordini dell'amore, cioè una sorta di sistema di regole, poi Michela mi corregge se io dico sciocchezze, se sbaglio, però una serie di ordini, di sistemi, di regole che devono essere rispettate in un nucleo, in un grande nucleo familiare, perché se vengono in qualche modo così rotte, disattivate, insomma, possono creare degli squilibri che in alcuni casi possono essere anche fonte di malesseri o addirittura nei casi poi più gravi anche di malattie proprio fisiche o psicologiche, insomma, psichiche, emozionali in qualche modo, cioè delle sofferenze emozionali che poi si trasformano anche in malattie, disequilibri. Quindi una costellazione funziona nel senso che una persona si delimita in qualche modo uno spazio, e questo spazio è il campo morfogenetico, che si basa su dei principi in qualche modo energetici, cioè nel momento in cui entro in questo campo si attivano delle connessioni energetiche. Il campo morfogenetico, tutti siamo poi immersi in un campo morfogenetico, no? Cioè, nel senso, le persone che io conosco, non le conosco a caso, no? Gli amici, quelle tutte le persone che conosco, in qualche modo le attiro, no? Cioè, siamo un po' tutti immersi in questo campo, non soltanto quando andiamo a fare le costellazioni familiari. Quindi il principio è un po' quello, no? Che attiriamo in qualche modo quello che siamo, la nostra energia. E lo stesso accade poi in una rappresentazione come quella delle costellazioni familiari. E quindi Michela prima faceva l'esempio, no? Della persona a cui tu pensi intensamente, magari, e poi magari il giorno dopo o poche dopo ore ti chiama oppure la incontri per strada, sarà successo, no, a tanti di noi questa esperienza. E poi il campo morfogenetico funziona così, giusto Floriana, insomma. Sì, tutto molto chiaro. Credo tu abbia ben, come dire, spiegato quello che appunto prima Michela ci ha altrettanto bene comunque spiegato. Io quello che volevo chiedere appunto a questo proposito, proprio perché Michela ci ha dato molti, molti input interessanti, quindi io volevo chiedere prima di tutto che cosa sono questi ordini dell'amore, tu li hai chiamati? Sì. Ecco, volevo capire che cosa sono queste regole, diciamo così, per cui se in qualche modo vengono disattese si crea poi credo che, voglio dire, credo che, come dire, in ogni nucleo familiare ci siano degli ordini disattesi, credo che sia impensabile, no? Che in una generazione vada tutto perfettamente. Quindi volevo capire cosa sono questi ordini e che cosa succede quando vengono disattesi, a chi può, a che cosa può capitare e a chi, a quale discendente. Non so se sono stata chiara con la domanda. Sì. Allora, intanto se si disattengono si chiamano disordini dell'amore. Per esempio, tutti abbiamo il diritto di appartenenza, nessuno può essere escluso all'interno del sistema. Sempre parliamo sempre del sistema familiare? No, e tutti i sistemi. Quindi noi Ok. quando ci riferiamo alle costellazioni familiari, alla Hellinger-Schull, ci riferiamo a tutti i sistemi, quindi sistema lavorativo, sistema scolastico, tutto quello che Ok. è un insieme praticamente. Tutti questi devono sottostare delle regole. Ok. Ok? Quindi tutti hanno il diritto di appartenenza. Per esempio, parlavo prima dei bambini abortiti, a volte si evince quando c'è un bambino che non è nato oppure che è nato morto e nel sistema viene dimenticato, probabilmente anche per il troppo dolore. E questo fa sì che viene escluso, invece deve essere rimesso nel sistema. Okay? Quindi Ok,
Scusami se ti interrompo giusto per fare ordine. Quindi noi chiamiamo costellazioni familiari perché una di questi ordini può essere disatteso, come dire, in una sorta di gerarchia familiare e poi si può manifestare, tipo a me che ho deciso di farmi costellato, in un qualsiasi sistema della mia vita, che può essere lavorativo, familiare. Quindi, ok, giusto per capire, quindi noi parliamo di ordini a livello di familiari, quando questi ordini vengono disattesi, chiamiamola così, la manifestazione può essere in qualsiasi sistema della vita, Si giusto? ripercuotono, tant'è vero che noi lavoriamo tantissimo anche sui sistemi lavorativi, sistemi aziendali, perché a specchio il sistema familiare. Per esempio, mi arrivano delle persone che hanno molto il senso dell'esclusione, quindi non riescono a capire perché ci si sente esclusi, no? Quindi a livello dal capo in azienda oppure dal collega si sente messo da parte e quindi si vede molte volte nel campo delle costellazioni che c'è stata un'esclusione anche a livello degli antenati. Perfetto, molto chiaro. Sì, quindi si va a fare una riconciliazione profonda perché poi alla fine l'energia vuole essere vista, no? Chi è stato escluso vuole essere visto. È certo che a livello razionale ci sembra un po' così perché la mente lo sappiamo, no? Io faccio sempre l'esempio dell'iceberg. Quindi c'è la puntina sopra che è circa il 10% della mente e poi tutto è sommerso che non si vede e lo dobbiamo fare emergere. Quindi la mente la dobbiamo un po' insomma, mettere offa. È quello che succede Quindi i nelle costellazioni. disordini dell'amore possono essere dei più diversi tipi, chiaramente. Cioè, prima tu facevi menzione di un figlio abortito, un figlio nato morto, Sì, ma per ci esempio. possono essere anche, diciamo, omicidi, cioè tutto quello che è un po' un Anche per disordine. esempio, sì, per esempio, sì, tant'è vero che si è visto che a livello di costellativo, quando ci sono delle problematiche psichiche, è perché c'è un conflitto all'interno della persona, fino a che c'è un conflitto tra il carnefice e la vittima, per cui devono essere inclusi entrambi. So che praticamente è forte, no? Perché una persona che ha ucciso un'altra persona, ma io come faccio ad inserirla nel sistema? Però quando lavoriamo a livello delle costellazioni, lì la mente, ripeto, non c'è. C'è qualcosa di molto più profondo che a livello animico e l'anima conosce solo l'amore. Quindi lì si evidenzia solo l'amore. Per cui ci sono dei movimenti che vanno fatti. Certo, si va per immagini, per cui dobbiamo lasciare un po' di tempo, no? Quindi senza forzatura, come dicevo prima, il costellatore deve fare un passo indietro, deve essere neutro, quindi non interferire. E questo è importante. Un altro disordine dell'amore che si rileva spesso è quando praticamente nella relazione di coppia che ci sono anche i figli, per esempio, il figlio maschio prende il posto del papà o la figlia femmina prende il posto della mamma nella relazione col papà. E ci possono essere dei conflitti in famiglia, ma questo non lo vediamo ad occhio nudo. La costellazione fa vedere appunto ciò che noi non vediamo ad occhio nudo. E quindi si vede questo figlio che ha preso il posto del papà a fianco alla mamma e tra virgolette detta le regole come se fosse il papà. E non va bene perché i figli comunque sono gli ultimi e lì si crea un disordine dell'amore. I figli vengono sempre dopo i genitori. Nel rapporto di coppia, la relazione deve essere paritaria. Cioè, i figli sono gli ultimi nel senso che devono riconoscere profondamente che sopra di loro, per un fatto anche proprio di generativo, di anagrafe, ci sono i genitori, in questo senso. Sì, e devono prendere dai genitori, come quando il bambino, per esempio, un altro ordine di cui parla Hellinger, l'ordine del successo, no? Il primo successo viene con la nascita. Poi dopo praticamente ci sono i passi verso la vita. La mamma rappresenta la strada del successo nella vita, inteso non a livello economico, ma in tutti a 360 gradi. E quindi prendere. Quindi noi prendiamo dai genitori, come quando succhiamo prendiamo il latte. Quindi è prendere quest'atto così della vita e nutrirci, no? È la stessa cosa. Quindi io riconosco che i miei genitori, i miei nonni, i miei bisnonni mi hanno dato la vita, loro sono i grandi, io sono la piccola.
se faccio questo passo non mi prendo tutti i pesi dei grandi, perché riconosco che sono la piccola. E così vado avanti verso la vita, mi prendo il successo. Ma tante volte si evince che i figli stanno in mezzo alla relazione dei genitori, facendo questo si prendono praticamente tutte le pesantezze e i carichi. E questo non lo vediamo ad occhio nudo, cioè abbiamo dei conflitti, delle pesantezze, delle rabbie, no? Arrivano delle persone che hanno una rabbia che non riescono a comprendere da dove viene questa rabbia. E quindi andiamo a lavorare profondamente appunto con le costellazioni, che poi dopo eventualmente vi spiego un attimo la differenza, facciamo anche le individuali, e qual è la, diciamo, andiamo a vedere qual è la problematica, perché c'è questa rabbia, no? Che è anche un'emozione che appartiene, io dico sempre, lasciamo tutti un po' arrabbiati, no? Certo. Sì, sì, no, Floriana, volevo un attimo riflettere con te, poi prima di porre la domanda così, cioè, mi ha colpito diverse cose che ha detto, innanzitutto per le costellazioni no, familiari, ora andiamo anche a farci spiegare da Michela come funzionano, cioè proprio come si svolge un po' una costellazione, però mi ha colpito una serie di cose che ha detto, e cioè che possono far emergere nella la costellazione dei conflitti che ci sono nell'ambito della famiglia, che addirittura possono essere sorti molto indietro nel tempo, cioè da antenati, e conflitti diciamo sorti da antenati che si ripresentano nella catena del sistema famiglia fino ai discendenti che magari non hanno mai conosciuto o incontrato i loro antenati, quindi questo è sicuramente un aspetto che dobbiamo capire, no? Nella nostra chiacchierata con Michela. Sì. E poi anche, diciamo, chiaramente nei conflitti quelli lì che si possono generare da disordini dell'amore, come vengono definiti, tra componenti della famiglia nel presente, diciamo, come dire, nella situazione presente, no? Michela prima ci raccontava, no? Magari la figlia che si sostituisce alla madre o viceversa il figlio che si sostituisce al padre. Può accadere, è facile, no, che accada, penso magari a due genitori che non vanno d'accordo, magari perché sono separati, no? Magari la figlia che fa, insomma, quasi da sorella della madre, no? Che aiuta, oppure viceversa, no? fa da madre alla madre, oppure, che ne so, in una situazione di lutto è anche molto facile, no? Che il figlio si sostituisca al papà o viceversa, insomma, la figlia alla mamma, insomma, sono tante chiaramente le situazioni, i casi che si possono verificare in questi disordini dell'amore. Qualche tua riflessione, Floriana, poi magari io, se tu sei d'accordo, chiederei proprio come funzionano. Diciamo, sì, sì, sono d'accordo. Allora, io trovo molto interessante questa cosa che tu raccontavi, che ci dicevi prima, perché, come dire, no, la sostituzione tipo genitore, cioè scusami, figlio che sostituisce il genitore in caso appunto di problemi, separazioni, eccetera, come dire, è anche tra virgolette più visibile. Trovo estremamente interessante il fatto che vengano tramandati, io li chiamo pacchetti energetici da generazione, dagli avi agli ultimi, chiamiamoli così, nati. Una sorta, come dire, di problematica, mettiamola così, non elaborata dal sistema, che poi ricade a un certo punto su qualcuno. Io questo lo trovo estremamente interessante, perché anche rispetto alla mia esperienza e anche rispetto al fatto che io ho fatto due costellazioni con Michela, trovo estremamente interessante proprio il fatto che appunto magari non lo immagini neanche, ma il tuo trisavolo, mettiamolo in questo modo, aveva una problematica che in qualche modo è stata nascosta, non risolta, e non si sa come è arrivato poi, come dire, all'ultima, chiamiamolo così, a colui che si è fatto costellare. E questo lo trovo estremamente interessante, anche perché ti obbliga in qualche modo, perché suppongo che chi decide di fare delle costellazioni anche voglia di conoscere, no? A scavare nelle tue origini, nella tua tradizione, a scoprire quindi pezzi di te, oltretutto. Quindi io lo trovo un lavoro estremamente interessante, perché il lavoro non termina all'interno della costellazione, ma va oltre. Giusto, Michela? Prima di entrare. Collegamento con le nostre radici. Io, per esempio, sin da piccola dico, ho costellato sempre, perché
da parte di mio padre, mia nonna, le mie zie mi parlavano sempre delle situazioni familiari, quindi degli antenati, quindi sono stata agevolata in questo senso. Per esempio, un disordine dell'amore ci può essere anche quando nei nostri avi c'è stata diciamo una bisnonna che è morta dando alla luce un bambino e poi è arrivata una seconda moglie. Quella seconda moglie viene ritenuta la prima nonna, invece non è così, è dare il primo posto a chi ha concepito quel bambino, quindi la prima donna, quindi la prima nonna e poi c'è la seconda donna. E, a volte succede anche praticamente nelle separazioni, no? Subentra il secondo uomo o la seconda donna e non viene dato posto al primo uomo o alla prima donna, quindi anche quello è il disordine dell'amore. Che significa dare posto? Cioè, che cosa si intende quando dici dare posto? Che se io praticamente subentro nella relazione di coppia a posto di Floriana, per esempio, ok? Quindi Floriana è stata la prima moglie, io sono la seconda, Floriana ha avuto due figli e io entro nella relazione con l'ex compagno, io devo rispettare Floriana, io sono al secondo posto e lei praticamente la prima moglie e con i bambini, ok? Io sto lì al mio posto, sono la seconda compagna, ma tante volte questo viene come posso dire, rinnegato, no? Quindi ci si mette di prepotenza e questo crea un disordine. Cioè tutti hanno il diritto di appartenenza, chi viene prima deve essere rispettato, anche con anche i figli. Se per esempio ci sono quattro figli e io sono la prima, il secondo non può prendere il mio posto, io sono la prima e devo essere rispettata, il secondo deve essere rispettato dal terzo e così via. È interessante questo aspetto, Francesco? Sì, ora nell'esempio che ha fatto lei, quest'ultimo qui sulla compagna che subentra ad una precedente moglie, che magari può essere una cosa anche molto frequente, no? nella pratica, mi veniva però da fare una domanda, cioè questa situazione diciamo di secondo posto, no? Come tu l'hai definito, quindi di rispetto in qualche modo di chi c'è prima di te, può però essere fonte di sofferenza per chi arriva dopo, immagino, cioè per una compagna, la compagna che subentra dopo può sentirsi in qualche modo appunto messa al secondo posto e questo può generare le sofferenze? No, vabbè, diciamo che non è proprio, cioè il secondo posto, rispettare chi è venuto prima, quindi io sto al mio posto, il mio posto è che sono la seconda moglie. Ok, quindi cioè, si tratta diciamo di un rispetto cioè non un secondo posto nel senso di diciamo venire dopo, ma nel senso di rispetto, diciamo, di un ordine di sistema dell'amore in questo senso. Sì, gerarchico anche, no? Rispetto, sì, perché chi è venuto prima deve essere rispettato rispetto al secondo, cioè non può essere buttato fuori, perché fa parte del sistema, come per esempio nel sistema fanno parte anche i fidanzati precedenti dei nostri genitori, tutti. A volte una cosa che praticamente volevo dire sono gli irritimenti, a volte si manifestano anche gli irritimenti. Che cosa sono? Io le chiamo tipo gabbie energetiche che ci portiamo di vita in vita, no? Per esempio, se mio papà ha avuto una relazione con una donna e questa donna lui l'ha lasciata e questa donna poi ha sofferto tantissimo, io come figlia posso sentire questa sofferenza, questa esclusione, per cui avrò delle relazioni difficili, perché ho questa gabbia che mi porto, anche se mio padre non me ne ha mai parlato, la sento questa cosa, fino a che non la vado ad inserire nel sistema, perché questa donna fa parte del sistema, non deve essere esclusa. Ok. Chiaro, guarda, questo è interessante, apre tante considerazioni, cioè, anche la fidanzata che mamma, magari papà così potrebbe aver lasciato quando era 17enne influenza magari il mio rapporto con le donne, diciamo. Sì, e la domanda che mi fanno, no? Sì, la domanda che mi fanno, Francesco, scusami se ti interrompo, la domanda che mi fanno, mi dicono, ma perché su quattro figli solo io sento questa cosa? Era la domanda che ti volevo fare anch'io. Allora, intanto dico che noi siamo quattro figli e solo io seguo questa strada.
come dice Bert Hellinger, c'è una bellissima poesia di Bert Hellinger che dice in ogni famiglia, sistema familiare, c'è una pecora nera, è quella che si prende tutti i carichi della famiglia, quindi è la persona più sensibile, quella che sente che c'è qualcosa che deve andare ad essere portato in equilibrio. Okay. E questa è la spiegazione. Ho capito. Chiaro, quindi le costellazioni familiari potrebbero, possiamo dire che sono un metodo per ripristinare un equilibrio, un'armonia in qualsiasi, diciamo, situazione così di disordine o disfunzione. Andiamo a capire però come funzionano, Floriana, io direi, cioè che cosa... Chiederei a Michela se ci spiega come funzionano le costellazioni di gruppo e le costellazioni individuali, perché comunque le costellazioni possono anche essere svolte individualmente, quindi volevo chiedere se ci diceva un po' la differenza. Allora, quelle di gruppo, la persona fa una richiesta che deve essere proprio breve, sintetica, non ci facciamo spiegare nulla proprio per non essere condizionati. E, il costellatore mette all'interno del campo una persona che rappresenta la persona che si dice costellato, quindi che fa la richiesta. E, faccio l'esempio tipo Floriana fa una richiesta su una tematica, per esempio vuole vedere dove è il blocco sull'attività lavorativa, facciamo così, ok? Sì. Quindi io metto in campo, c'è un cerchio di persone, 10 persone, 15 persone, scelgo la persona che sento che può rappresentare Floriana e la mettiamo, si mette all'interno di questo cerchio, che già è un campo energetico, ma già adesso noi l'abbiamo formato questo campo energetico, anche se siamo online, quindi possiamo, se ci fermiamo, possiamo anche chiudere gli occhi, già percepiamo questa energia, questo calore, no? Possiamo percepire le emozioni, i sentimenti. Quindi la persona si mette all'interno del cerchio e poi mettiamo una persona che rappresenta l'attività lavorativa e mettiamo un terzo elemento che può rappresentare il blocco. Le tre persone seguono dei movimenti che non sono, intanto preparo prima il campo, diciamo il cerchio si prepara prima, quindi facciamo una brevissima meditazione e respirazione proprio per allentare il mentale, no? Quindi le persone poi seguono i movimenti all'interno del cerchio e vediamo come praticamente si posiziona il blocco, come si posiziona l'attività lavorativa, come si posiziona la persona che rappresenta Floriana. E da lì, cioè, le persone praticamente in questo campo, in questo cerchio, in questo campo morfogenetico, in questo spazio che si è creato, iniziano a fare delle cose, in sostanza, è così. Cioè, sì, allora Bert Hellinger dice che meno si spiega alla persona meglio è, perché così non viene condizionata. Io ho avuto delle persone che erano scettiche, che poi praticamente sono arrivate con una carica, sono andate via con una alleggerite, sì, ma anche con delle emozioni molto profonde, no? E Floriana, tu che hai partecipato, perché all'interno del campo si seguono dei movimenti come per dire, si pone lo sguardo a terra, e lì ci può essere una persona morta che vuole essere vista, oppure la persona si siede a terra, oppure la persona vuole uscire dal campo, ok? Ci sono dei movimenti che il costellatore deve stare molto attento, per cui deve essere neutro, e leggere questi movimenti. E man mano poi il campo, le costellazioni possono durare intanto anche 2 secondi, 5 minuti, insomma, ma non mezz'ora sicuramente, perché altrimenti andiamo nel mentale. E da lì, seguendo i movimenti, vediamo come il campo porta alla riconciliazione, quindi qualcosa che vuole essere visto, che emerge. Ci possono essere i segreti, per esempio, no? Nel sistema familiare, qualcosa che, per esempio nel caso dell'attività lavorativa, un blocco, ci può essere qualcosa che può essere appartenuto ad un avo che ha avuto un fallimento e quello emerge dal campo. Quindi praticamente, Michela, ci sono, diciamo così, questi tre elementi in gioco che interagiscono attraverso dei movimenti corporei tra di loro, ovviamente per non attivare il verbale, quindi siamo nell'ambito del non verbale. E a seconda di come interagiscono e poi di come posizionano,
il costellatore è in grado di capire qual è la dinamica e da dove la dinamica, scusami, della relazione tra questi tre elementi e da dove arriva, è la domanda, giusto? Sì, ho capito bene? Sì, è il comportamento non verbale, no? Poi la persona può anche esprimere, però non deve parlare, ma esprimere e dire ho un sentimento per dire di rabbia, così allora il costellatore può mettere qualche altro elemento. Okay. All'interno del sistema può essere qualcosa collegato anche alla mamma, perché l'attività lavorativa è collegata alla mamma e, come dicevo prima, la strada del successo, no? Rappresenta la mamma, oppure anche il papà, perché il papà è collegato al mondo del lavoro e dell'indipendenza. Okay. Quindi capire il campo ci mostra che probabilmente c'è una dipendenza, no? E quindi la persona non riesce a sbloccarsi nell'attività lavorativa, non riesce a trovare un lavoro, perché noi andiamo tutti in risonanza, ci arrivano le cose per le quali siamo pronti, le cose che vogliamo, no? A livello energetico. Quindi mi viene anche da dire, Michela, come dicevi prima tu, che il costellatore, per essere in grado di percepire in maniera intuitiva tutti questi movimenti, al di là della formazione, deve essere proprio neutro per far sì che il suo vissuto non influenzi l'interpretazione, giusto? Sì, assolutamente sì. Noi alla Hellinger Schule veniamo sottoposti severamente a delle, come posso dire, profondi tecniche di pulizia anche, e veniamo anche noi costellati, quindi proprio perché non dobbiamo portare nel campo le nostre influenze, quindi capire il campo è essere neutri e puri quando più possibile. Francesco? Sì, mi veniva da chiedere, è molto interessante, no, questo aspetto che la mamma rappresenta il successo nella vita da più punti di vista, il papà quello dell'indipendenza, quindi diciamo questo è sicuramente un filone interessante, sarebbe da approfondire, però prima di questo volevo capire, quindi le persone che poi vanno a rappresentare il costellato e quindi diciamo rappresentano nel campo il costellato e quindi andranno poi a fare dei movimenti, come sono scelte dal costellatore? Cioè, non sono persone che conoscono la persona che fa la richiesta? No, infatti non si conoscono. Tra l'altro dobbiamo essere proprio privi di giudizio. Ci sono delle persone che hanno, a volte mi manifestano un po' di, diciamo, paura per le richieste, no? E poi si rendono conto che la loro richiesta è comune a tutti, cioè quando il gruppo si riunisce, la tematica che io metto in campo, che Floriano e Francesco mette in campo, è praticamente di tutti, quindi si lavora su tutti i campi, su tutte le tematiche e le dinamiche. Il costellatore sceglie in base al sentire che deve essere pulito, e tante volte la persona che arriva a rappresentare il costellato ha le stesse dinamiche, proprio per un processo di risonanza. A volte sì, perché delle tematiche, scusami Francesco, ci sono delle tematiche tipo sulla sessualità, la persona doveva lavorare su questa tematica, e poi è comune a tutto il gruppo, oppure sul denaro. Si basano sulla legge di risonanza, comunque, sul fatto che c'è una risonanza tra tutti noi e poi ancor più tra persone che magari si trovano in uno stesso luogo riunite, no? Non è un caso che forse ad una seduta di costellazione magari ci sono 15 persone, dico un numero, che magari sono unite da qualche cosa, no? Certo. Sì, infatti, c'è proprio questo discorso che tu mi interessava molto capire questa cosa. Ovviamente adesso noi stiamo parlando di una costellazione di gruppo dove si crea quindi un campo, ci sono tutta una serie di persone che interagiscono in qualche modo, mentre una costellazione individuale come funziona? Costellazione individuale è quella proprio one to one, quindi la persona fa la richiesta, quindi lavora sulla sua tematica principale, è una sessione individuale che più o meno dura un'oretta e mezza, dove io utilizzo degli strumenti che sono o dei pupazzetti della Playmobil che vengono fatti appositamente per le costellazioni,
che sono molto semplici, si muovono, quindi lì pure si crea un campo, perché la persona viene portata, viene guidata a guardare praticamente ciò che ha messo in campo. Oppure utilizzo anche altri strumenti, che possono essere foglietti di carta oppure dei pupazzetti che ho fatto arrivare dal Brasile. Quindi è dedicata alla costellazione, non c'è un campo con altre persone, però è solo sulla tematica, mentre la persona quando partecipa in gruppo ha la possibilità di lavorare sulla sua tematica, ma anche su quella del gruppo. Okay. E perché? Proprio perché siamo in connessione, quindi la persona, è importante dire anche questo, che non sempre è necessario farsi costellare in gruppo, perché si è visto, anzi la Hellinger ci ha dato proprio delle direttive, no? Ovviamente perché quando sono pure tante persone non riusciamo, però la persona che sta seduta in cerchio, anche se non entra come rappresentante, lavora ugualmente sulle sue tematiche. Ho visto praticamente in campi di 50-60 persone, le persone sedute, qualcuna piangeva perché entrava in connessione emotiva con quello che succedeva nel campo. È molto interessante anche questo aspetto, Francesco, nel senso che poi alla fine, no, parliamo sempre di un'interconnessione, quindi non sempre è necessario essere al centro per poter, come dire, in qualche modo rielaborare ed elaborare delle proprie cose. Lavora anche meglio, perché cioè, è più, diciamo, una... come posso dire, è la mente, no, che ci porta a voler chiedere. Invece se io praticamente sto seduta e guardo, osservo, proprio perché siamo in un campo energetico, osservo, io ho modo di lavorare non con la mente, ma a livello profondo sulle mie tematiche. È importante tenere pure protetto il campo, il costellatore, no? E quindi tenere un mentale abbassato, come dicevo prima, mi ripeto, no? Essere neutrale nel campo. I partecipanti non ne devono parlare per un po' di tempo, ma proprio perché, diciamo, di quella della costellazione, possono parlare delle costellazioni tranquillamente, ma non delle tematiche affrontate, proprio per tutelare il campo energetico. Volevo chiederti, Michela, un altro aspetto, cioè le richieste che una persona che si vuole sottoporre alla costellazione possono essere quindi le più disparate possibili, cioè non c'è un limite a qualche cosa, cioè si può affrontare qualsiasi problematica con una costellazione familiare. Sì, all'inizio ho fatto varie costellazioni, guarda, ci sono delle persone che vengono sistematicamente a fare le costellazioni, e io ho fatto una costellazione pure sulla dipendenza del mangiare le unghie, no? Sì, diciamo le più disparate, però poi vediamo il campo che cosa fa emergere, perché come dicevo prima, non sempre quello che chiediamo a livello mentale corrisponde alla parte profonda, però in linea di massima, diciamo quello che preme a tutti è la relazione con l'altro, no? Oppure la relazione con il denaro, oppure degli aspetti molto più intimi, ci possono essere varie richieste. Chiaro. Cos'altro dire, Floriana? A parte che io lo trovo un mondo affascinantissimo, proprio come mia, come dire, mia cosa personale, lo trovo estremamente interessante. Allora, io direi che, in questa trasmissione abbiamo veramente affrontato, ci sarebbe veramente da aprire un capitolo, un mondo, credo sia veramente un mondo a parte. Io solo un'altra cosa ti volevo chiedere, Michela. Francesco appunto diceva, appunto, bene o male, ti ha chiesto un po' in linea di massima chi si rivolge a te. E la mia domanda era, decidi tu se fare una costellazione di gruppo o individuale, o è un sentire della persona, oppure tu la guidi in qualche modo? Diciamo che per lo più è un sentire della persona, lascio la scelta, perché la persona... diciamo, se ha delle tematiche un po' che le vuole vedere da vicino, allora mi chiede l'individuale, altrimenti in gruppo. Certo, la sinergia del gruppo, tutte e due sono validissime, quindi una non esclude l'altra. Io suggerisco sempre di farle entrambe, però insomma lascio sempre la libera scelta alla persona, perché se senti di voler fare di più quello individuale, va bene.
Tornando alla richiesta di Francesco, prima che la domanda di Francesco dice tutte le richieste, no? Ultimamente mi è capitato di fare, le facciamo anche alla Ellinger, sono tornata da pochissimo dalla Ellinger Schulla, e abbiamo fatto tante queste lezioni anche sulle case, sulla vendita della casa, sull'affitto, sì, perché le case comunque nascondono veramente tante cose, anche segreti, quindi ci sono delle dinamiche che si innescano, no? E che anche i discendenti non riescono a vendere la casa, per cui si fa la costellazione anche sulla casa. Certo, infatti quello che è particolarmente affascinante, no, è che una persona poi che non conosce nulla della storia del costellato entra in questo campo, inizia a fare dei movimenti, delle azioni, insomma a rappresentare qualche cosa che poi il costellatore deve interpretare. Sì, per esempio, Francesco, scusa se ti... Un'altra cosa, praticamente, quando si rappresenta la persona è sconcertante, no, a livello mentale, vedere come chi rappresenta il costellato inizia ad accusare anche dei dolori fisici, per dire mi fa male la spalla. Allora la persona che ha fatto la richiesta dice ma anche mi fa male la spalla destra, quindi si percepisce tutto. Questo è interessante, cioè perché praticamente la persona che va a rappresentare il costellato, o comunque anche un altro, diciamo così, personaggio, per far capire, beh, non so, non sarà magari l'espressione adatta, però ha un po' il rischio, diciamo, di entrare in qualcosa di profondamente psichico-emozionale, cioè come è guidato dall'energia in queste azioni. C'è un po' il rischio che entri molto in una parte, cioè come si risolve questo aspetto? Non so se è stato allora, lì ci deve essere la professionalità del costellatore, l'esperienza del costellatore, quindi le competenze anche, no? Perché è ovvio che comunque entriamo in un campo dove ci sono tante energie, ma deve essere un campo protetto. E curato, perché io prima di aprire una costellazione proteggo me, proteggo il campo e proteggo le persone. Fare una costellazione, come dice Sophie Ellinger, è come fare un intervento chirurgico, si utilizza un bisturi, quindi essere molto molto cauti, per cui affidarsi sempre a persone competenti e professionisti, perché si va a lavorare con le energie. E noi quando l'energia non la vediamo, però questo non significa che non sia potente, che non sia preziosa, e dobbiamo saperla utilizzare e vedere. Certo. Quindi sì. Certo. Frana, si potrebbe fare un canale tutto dedicato alle costellazioni familiari, tanto il tema è vasto. Noi, insomma, adesso ci andiamo un po' con il bisturi a prendere le cose che sentiamo. Sì. Questo è per far capire, no? Perché purtroppo, come dicevo prima, ci sono, insomma, tanti campi e ci sono tante persone che utilizzano le energie, e quindi bisogna sapersi affidare. Certo. Veramente. E quindi ci si forma in una scuola, c'è proprio Bert Hellinger che ha insegnato a tante persone, come funziona? Tu hai spesso nominato la Hellinger Schule, sì. Raccontaci un po' l'aspetto legato alla tua formazione e quella formazione poi in generale. Allora, io già mi ero formata in costellazioni familiari a Roma, presso l'Accademia a Roma, in costellazioni multidimensionali, nell'ambito del counseling, quindi avevo già nella scuola 1000 ore di formazione di costellazioni familiari, però sono voluta andare oltre, quindi sono andata alla fonte, alla Ellinger Schule in Germania, dove vado lì periodicamente, quindi faccio seminari approfonditi con tecniche, perché le costellazioni sono in continua evoluzione, quindi la Ellinger Schule che è stata istituita da Bert Hellinger, che lui è andato via nel 2019 ed è portata avanti dalla moglie Sophie Hellinger. Quindi, come dicevo prima, le costellazioni familiari si sono evolute in quelle spirituali.
Quindi c'è sempre da apprendere, c'è sempre di adeguarsi al passo con i tempi, come dice lei, l'Ingersulla, e quindi io continuo con loro. In quindi più, la sede, diciamo così, scusami sì. Francesco se ti ho interrotto, quindi la sede tua di formazione è proprio la fonte diretta, usiamo questo termine. La fonte diretta, sì, è la fonte diretta che è la madre di tutte le costellazioni. Quindi andiamo lì, Sofia Ellinger diciamo è lei che porta avanti la scuola, quindi la scuola di formazione, loro hanno anche una filiale in Brasile, tra l'altro le costellazioni in Brasile vengono utilizzate anche nei tribunali. Ah, che bello! Sì. E quindi Bert Hellinger ha lasciato tutto alla moglie, che praticamente con la quale lui da anni insomma portava avanti la scuola della Hellinger. È lei che dobbiamo la formazione, quindi lei ha fondato proprio la scuola in Germania a Bad Reichenhall. Prima di questo ho una formazione in coaching e la formazione in counseling. Ho quattro stili diversi di Reiki, non mi fermo, sono una curiosa per natura, quindi e vado avanti. Certo, poi è molto affascinante anche l'aspetto proprio legato probabilmente all'origine, no, di queste costellazioni familiari, c'è proprio qualcosa forse di arcaico, no? Il riunirsi delle tribù attorno a cerchi, no? Attorno al fuoco, e forse loro lì avevano, diciamo, anche una ritualità e delle modalità di risoluzione di conflitti o problematiche che magari noi abbiamo un po' perso nei tempi, e diciamo, queste costellazioni familiari sono in qualche modo un modo, no, per recuperare, no, queste antiche sapienze in qualche modo che sono state perse, diciamo, nei tempi. Ma infatti Hellinger, che è stato presso gli Zulu, ha visto come loro che si riunivano in cerchio, no? E risolvevano i conflitti senza parlare, senza gridare, mentre noi abbiamo questa modalità, no? Di parlare, abbiamo una continua richiesta forse di farci vedere, di comunicare, e quindi quando c'è un conflitto andiamo a mettere fuoco ancora, no? E quindi non ci placchiamo, mentre sarebbe bello respirare e andiamo a sedare gli animi, come appunto fanno gli Zulu in Africa. Come diceva Francesco, sì, un ritorno alle origini, veramente, perché i nostri avi erano di una saggezza incredibile. Eh sì, Floriana, mi sembra che abbiamo spiegato bene anche per chi non sa proprio nulla di costellazione, magari ne può essere affascinato e interessato. Poi magari ci possiamo ritornare anche in altre puntate, magari andando più su singoli argomenti, no? Quello della mamma che è successo, il papà l'indipendenza, la persona esclusa, poi possiamo chiaramente insomma anche andare un po' a centrare una serie di argomenti, però insomma mi sembra dato un quadro, lo spero vivamente, no? Un quadro più generale per far capire che cosa sono, no? Queste costellazioni familiari, questo strumento che magari una persona può decidere di sperimentare. Sì, possiamo lasciare aperte pure, Floriana, scusami, possiamo lasciare aperte pure delle domande, così per le prossime volte possiamo... Insomma, come no? Sì, approfittiamone, scriveteci, dateci sempre gli spunti, no? Suggerimenti, noi li prendiamo con molto piacere. Sì, direi che abbiamo sicuramente fatto molta chiarezza, nel senso che poi alla fine, a parte che, come diceva Michela, non è così semplice spiegarle, perché è proprio un'esperienza da vivere, però credo, insomma, che siamo stati abbastanza chiari nello spiegare che cosa sono, come funzionano e come si procede. Ultima cosa, io chiederei a Michela se ha voglia di lasciare i suoi recapiti, il suo indirizzo mail o il sito, qualsiasi riferimento, così se qualcuno ha necessità, piacere di contattarla, sa un po' come contattarla. Magari, grazie. Sì. E allora, prima di questo, scusami Michela, no, voglio dire una cosa che secondo me forse è importante, non abbiamo detto, cioè che sicuramente, e forse io potevo far indurre in qualche modo in errore, cioè sicuramente approcciarsi a questa cosa non può funzionare per mera curiosità, ci deve essere comunque, no, un'esigenza, cioè io non è che posso
andare a fare una costellazione, ah così sono curioso, andiamo a vedere di che si tratta, mi sembra un po' riduttivo. Sì, diciamo. No, ma infatti una cosa importante, grazie Francesco, l'ho detto, che la volevo dire questa, perché le costellazioni non sono magia, non è psicoterapia e quindi non si viene per curiosità assolutamente, quindi ci deve essere proprio un'intenzione, senza intenzione non andiamo da nessuna parte, ci deve essere proprio una forza interiore che dice io voglio avere una nuova prospettiva, voglio avere una nuova strada, no? Voglio migliorare la mia vita, il mio percorso di vita, voglio avere una chiarezza. Quindi ci deve essere proprio una richiesta per avere un benessere migliorativo nella vita, perché come dice Bert Hellinger, le costellazioni sono un aiuto alla vita e sono semplicissime, sono meravigliose, perché noi comunque veniamo dai nostri genitori. I nostri genitori, se immaginiamo tutta la forza che ci viene dietro, no? I nostri genitori, i genitori dei nostri genitori, anche chi non l'ha avuto, chi non l'ha conosciuto, il papà o la mamma, c'è quell'energia, quella forza. Se la immaginiamo, ci sentiamo anche noi forti per andare verso la vita, perché il passo è verso la vita, lo dobbiamo fare. Allora, come diceva Floriana, un po' i tuoi riferimenti, come le persone possono raggiungerti? Sì, allora il sito è www.michelarusso.it, dove ci sono tutte le attività, comprese le costellazioni, e il telefono è 328-1986-502, quindi mi potete contattare anche per una curiosità, e mi mandate un WhatsApp e sono a disposizione. Benissimo, grazie mille Michela per essere stata con noi, grazie anche a te Floriana chiaramente. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi per l'invito e grazie a tutti. Grazie a voi e a tutti per aver seguito questa puntata di Salute Sicura. Se vi piace il nostro lavoro, o diffondetelo, passate parola, fate girare il link delle nostre puntate di Salute Sicura e delle altre trasmissioni che facciamo sul canale. Se vi piace, iscrivetevi anche al canale, attivate la campanella per restare aggiornati sui contenuti e se ritenete importante quello che stiamo facendo, utile e meritorio, gratificateci anche, lo chiediamo sempre, con un sostegno economico ai riferimenti IBAN e PayPal che potete leggere in sovraimpressione. Grazie di cuore a chi lo farà e alla prossima.